Alcune patologie cardiovascolari del bambino e del giovane adulto si possono presentare con alterazioni anche molto complesse della normale anatomia cardiaca. Capirle nel dettaglio è fondamentale per poter approcciarle nel migliore dei modi. Tuttavia, in alcuni casi, persino l'imaging più avanzato, come la risonanza magnetica e la TAC, possono fornire solo informazioni parziali di anatomie cardiache molto complesse. Per superare questo problema e fornire ai medici uno strumento per un'indagine più completa e per una pianificazione più accurata dell'intervento, noi sviluppiamo metodi per ottenere modelli tridimensionali delle anatomie cardiache più complesse. I modelli tridimensionali che creiamo possono essere stampati con una stampante 3D ed utilizzati per studiare possibili vie di accesso per eventuali interventi oppure per simulare alcune fasi delle procedure interventistiche o chirurgiche a cui il paziente magari deve essere sottoposto. Il medico può infatti toccare con mano il modello stampato, prendere tutte le misure che ritiene necessarie ed effettuare quindi una valutazione della complessità dell'intera anatomia. Inoltre può testare direttamente sul modello differenti procedure di intervento, valutando e selezionando quale dispositivo preferire e valutandone l'efficacia al termine dell'impianto rispetto alle fasi più importanti della procedura stessa, con una valutazione che consente quindi di avere un'idea più precisa di quali risultati ci si debba attendere prima di entrare in sala di emodinamica ed effettuare l'impianto sul paziente vero e proprio.